Buongiorno signori, sono le 12:30 di stamattina, cioè di oggi, non mi ricordo la data, stanotte ho fatto i miei lavori di pulizia e anche il degrado su questa che è la ciclabile che conduce da Pedriano a Melignano. E adesso vi faccio vedere quello che avevo fatto. Allora, questa è la zona grezza, schifosa, di rami, fogliame, c'è un po' di immondizia dentro, classica, vedete, totale mancanza di cestini e totale mancanza di alberi anche da questa parte, compreso lì, una cosa vergognosa, compreso lì c'era una pianta, l'hanno tagliata e non l'ha rimessa. Questo è, io li stangherò, con questa via io li stangherò a morte. Poi vi farò vedere cosa c'è nel fosso di là un altro giorno. Adesso mi concentro su quello che faccio vedere, quello che ho fatto stanotte, e voglio vedere se hanno raccolto. Vedete qui non l'ho fatto, qui si usa lavorare all'italiana, tira la carrona, cioè tritare l'erba insieme all'immondizia. Infatti qui non l'avevo fatto stanotte, e poi di notte non è che si può vedere tutto perché qui c'è buio pesto, perché non c'è neanche il lampione. Avevo pulito questa zona avevo pulito, ecco, ho messo tutto giù, dopo passerà la spazzatrice quando ammoglia, senza creare problemi al traffico, logicamente. La riga bianca si vede bene, passerà la spazzatrice e deve raccogliere tutto questo schifo che ho tirato giù, perché c'è anche molta immondizia in mezzo, come si può vedere benissimo. Allora io con il rastrello faccio il mio passaggio adesso. E poi avevo pulito qua questa area verde di notte, con il rastrello, e lo schifo gliel'ho buttato qua giù, così prima o poi devono raccoglierlo. Io nel verde qui, qualcosa vede, c'è sempre qualcosa da pettinare. È normale che di notte non posso vedere tutto, queste cose vivono fatte di giorno. Io voglio vedere i fiori, vedete? Queste, adesso non mi ricordo più neanche il nome, non ricordo una volta. Io voglio vedere i fiori e il verde. Questa zona non l'avevo fatta, infatti vedete, c'è una lattina, poi carta, vedi, non la raccolgono, ma neanche, figuriamoci, un'altra lattina, carta. Questa zona non l'avevo fatta, me l'ho concentrato là e più avanti che adesso faccio vedere anche questi rami qui creano un pericolo per i ciclisti, lasciamolo lì. Neanche guardate poi la finezza in cui tagliano la siepe che Melignano, guardate che roba, quei rami che possono venire in faccia ai bambini. Questa è una strada ciclopedonale, vedete, siamo a mezzo metro oltre il cordolo, cioè è anche avanti là, è avanti là, vedi, un po' sono tagliati la carlona. Questi non sono tagliati, fanno i lavori a metà, qui si tira a campà, non so come, è proprio una questione di cultura arretrata e civiltà, mancanza di sensibilità da quello del territorio rispetto agli altri paesi del nord, da partire dal confine svizzero in su. Siamo veramente in un altro mondo e quelli sono veramente un altro pianeta. Qui parliamo della Lombardia, l'eccellenza, Ci sono paesi del sud Italia che sono tenuti molto meglio di questo. Questo paese è una città di nascita che fa semplicemente schifo. Abbiamo anche un assessore al decoro
dell'ambiente, forse pensa che all'ambiente, al suo ambiente domestico. Adesso la percorro e faccio vedere dove ho lavorato. Allora, qui notiamo la totale mancanza di cestini e di alberi. Quando qui c'è alberi ci stanno benissimo. Guarda, guardate i cordoli, tutti messi alla cazzo, eh? Guardate che tristezza. C'è anche, guardate che tristezza. Faccio con calma, rami qui buttati. Guardate che schifo, che schifo il mondo. Mi sembra che avevo dato una passata qui. Loro se tagliano l'erba mi fanno solo un piacere, perché faccio vedere tutto. Lo schifo il mondo è di là soprattutto. Lo farò un altro giorno, adesso mi limito. Qui non ero passato, vedete che c'è l'erba tritata insieme all'immondizia. Vedete? Qui avevo fatto un passaggio stanotte, ecco, qui avevo pulito e l'ho messo ai lati, vedete l'erba qui, in mezzo, questa erba, l'ho messa ai lati, e avevo pulito anche qua, però dopo se non lo colgono il vento, la sposta, la roba, adesso percorro, qui non l'avevo fatto, qui no, infatti vedete che c'è l'immondizia, insieme all'erba tritata. Cioè magari raccolgo quello che riesco a vedere, la lattice, una lattina, logicamente se non ci sono i cestini, qui non c'è l'ombra, non c'è l'ombra di un cestino, qui c'è un sacchetto, anche qui sotto c'è lo schifo. Che ci penserò io? Ci penserò io a quel rastrello qui, era abbastanza pulito, però ogni tanto, perché raccolgo anche a mano, se non c'è tanta roba, il rastrello lo uso sotto, vedete? Qui c'è tanta merda. Poi avevo dato una pulita qua, qui avevo dato una pulita qua al rastrello e ho buttato tutta la roba di là, così la vedono meglio. Qui ero già passato. Adesso volevo vedere, ecco, la roba che ho fatto stanotte, ecco. La roba che ho fatto stamattina. Tutta questa roba qui che c'era sotto, vedete, che l'ho messa sulla ciclabile. Adesso seccherà questo immondizio, vedete, questo schifo qui immondo è tutta la roba che io ho raccolto stamattina su questa siepe vicino al camion e tutto sotto qua, senza creare pericolo per le persone. Logicamente lo spazio qui c'è. Adesso l'erba seccherà, l'immondizia, di certo questa roba qui non si decompone in due giorni, perché come vedete c'è plastica, lattine, c'è di tutto, plastica soprattutto, vedete, guanti. Cioè io ho dato una bella passata di rastello qua, quello che vedevo logicamente perché erano le 4, e sotto io ho messo tutto, non ho sbattuto a mezzo alla ciclabile, si intende, ai lati, a circa mezzo metro, però qualche foglio dopo vola, vedete, poi di notte non posso vedere tutto, io volevo solo vedere le candele lì, i fiori lì, questi dei fiori, volevo vedere solo il verde dei fiori. Qui ho dato una passata, qui di pulizia, e qui sotto, e questa è la roba che io ho, vedete? È tutta roba che io ho trovato, perché si vede che è roba vecchia, vede, basta vedere il colore, non che una volta sindaco che vado a prendere i cestini di svuoto, ci faccio altro da pensare. Questa è tutta roba che c'era qui sotto, ma soprattutto anche dentro questa ex buco di una pianta, perché qui sono allergici agli alberi, qui c'era una pianta, non c'è più. Questa è una via veramente, tanto la gente se ne frega, pensa altro, pensano i gatti, vince, macchinette, l'ambiente, se ne fregano, tanto pagano, come dice il grande Totò, e io pago. Ecco, paghiamo i nostri dipendenti pubblici
amministratori che non so cosa amministrano il territorio, così. Ecco come ecco il decoro e come amministra il territorio, guardate, quindi sì, con i rami che spuntano. Direi peggio, ci sono i rami che possono dare in fascia ai bambini che sono in bicicletta. Proviamoci di sera, che qui c'è l'illuminazione scarsissima, poi di là è proprio buia. E la mancanza totale di cestini e alberi, che ci stanno benissimo alla mia destra. Qui infatti sono nerd, perché sono proprio allergici agli alberi, eh? Perché loro credono ancora che servono per fare ombra, capito? Servono per fare ombra, ma tanta gente se ne frega, pensa altro, qui c'era una pianta, vedete? Fine di immondizia, ci penso di tirarla fuori. Tanto no, no. Qui c'è un albero, un altro albero. Qui ero già passato io, perché ci sono foglie, però un po' di immondizia maggiormente c'è sempre. Qui c'era una pianta, che stanotte l'avevo filmata. Questo è una cosa che mi fa pena, di una pena per non dire. Qui c'è un albero, vedete? Conosco le distanze, è uno ogni circa 20 metri, come qua, come là, eh? Qui c'è una pianta, poi sicuramente un'altra lì in mezzo, qui infatti era piccola vista, poi c'è un'altra lì. Cioè, qui, allora, se lo fa un privato va in galera quasi se taglia un albero, deve avere 3.000 motivi e certificazioni. Il pubblico invece si permette di tagliare le piante e non rimetterle, compromettendo quindi anche la salute pubblica, perché un albero serve per darci l'ossigeno per vivere, raccogliere poveri sottili, che era un microclima estivo, ecco la classe immondizia, vedete? Tanto questa roba qui non la raccolgono, eh? È logico, se mancano i cestini, non c'è l'ombra in un cestino. Ma ci penso io con il mio rastrello a fargliela vedere, visto che fanno finta di non vederla. Qui c'è la completa mancanza di cestini, proprio indifferenza totale anche da quello del verde. Ecco, qui la ciclabile finisce su questo marciapiede che è una fermata. Una fermata dove il primo cestino che vedo è quello lì verde, piccolissimo, classico di come Legnano, cestini microscopici. Poi c'è una cosa bellissima, qui c'è un tombino a fondo di 10 cm, uno scandalo vergognoso, su un passaggio pedonale. Poi qui c'è il marciapiede, questi pedonali. Guardate questa cosa qui, questa è la cosa più ridicola che io non ho mai visto in Italia. Ora, questo è un marciapiede, vedete? Cioè, i marciapiedi in genere sono usati per quello che dice il codice stradale, dai pedoni. L'hanno usata come pista ciclabile, in questo senso, destra, per andare verso il sottopassaggio, e anche là continua, e nel senso opposto, quando potevano dividere benissimo questo marciapiede in due, fare la parte pedonale e la parte per i ciclisti basta 70 cm, per cui non è che c'è un traffico enorme di bici, perché qui si va tutti in macchina, anche per fare 50 metri. Cioè, praticamente per loro, per chi ha progettato l'ufficio tecnico questo marciapiede, ora i pedoni dovrebbero camminare sulla strada e i ciclisti sul marciapiede. Questa è una cosa, non so in che stato confusionale ero in quel momento, perché questa cosa qui in Italia io non l'ho mai vista. Dovevo solo vedere qui nella mia città natale uno scandalo, una cosa penosa, vergognosa, scandalosa, proprio da fuori di testa. Cioè, a dividere un marciapiede solo per le bici e che quello, logicamente, quel ragazzo neanche la usa, la sua strada, logico. Cioè, capisce meglio lui che gli amministratori. Hanno adibito un marciapiede che dovrebbe essere destinato ai pedoni, normalmente per legge, o al limite dividerlo a metà, un po' ciclabile e un po' pedoni. No, quindi hanno adibito tutto alle bici e i pedoni dovrebbero camminare a mezzo di strada con il rischio di essere investiti. Io logicamente percorro questo marciapiede perché questi erano talmente fuori di testa che hanno trasformato un marciapiede in una pista ciclabile. Se non è per voi è normale trasformare, sto facendo un video.
centri quadrati. Un marciapiede, una pista ciclabile. Abbiamo già reclamato, ma non c'è stato un cacchio da fare. No, ma io lo stanco, perché è un canale YouTube. Anche perché è una cosa chi a piedi deve andare per sé. Ma è pazzesco, sì, è solo Melignano dove ci sono le gente. Adesso sto parlando con un signore molto intelligente. Perché io dopo abbiamo fatto tanti anni fa, No, due anni fa. Ma qui io qui dico, adesso c'è un signore molto intelligente che con un bambino, con suo nipote, credo. Scusi, vada più avanti. Se lei vede l'avanti, ha messo le barriere dalla parte della campagna anziché dalla parte delle macchine. Ma questo è veramente. Io ho già avuto a che fare con Bellomo, con il sindaco Bellomo. Io lo conosco, purtroppo. Praticamente sente da una parte e riesce dall'altra. Tanto sono pagati con 11 tasse e fanno quello che vogliono. È logico. Io ho lavorato in un'azienda per 30 anni. Ecco, questo è la testimonianza di due persone, un nipote e suo nonno, vedo, che logicamente si sono resi conto di questa cazzata che solo qui poteva succedere, in questa città. Cioè, non si sa se ridere o piangere. Ecco, avete una testimonianza diretta. Buona, la finisco qui, adesso vado in stazione, che è lì sotto passo, dalla linea Milano-Bologna. Che pena, ragazzi, marciapiede adibito al pista ciclabile e i pedoni devono andare sulla strada, che neanche che poi ha doppio senso e neanche tanto larga, cioè con il rischio di essere investiti. Solo qui potevo vedere queste cose, solo qui. Quello è il moderno treno a media distanza, modernissimo, classe 81. Va bene, segniamo velo pietoso e vado il mio latte macchiato. Grazie alla visione, signori, ma sappiate io che questi amministratori pubblici pagati con le nostre tasse io li stangherò a vita. Li stangherò a vita perché io ho anche le testimonianze delle persone senza inquadrarle, vedete se lo sentite. Cioè, ma io questi e mi danno pure corda, mi danno pure incentivo per fare queste segnalazioni, perché loro non hanno un canale e mi segnalano cose che io non è che posso dire tutto, che ci penserò io dopo a mettere sul canale e fare vedere l'opinione pubblica come è amministrato da schifo questo comune. Va bene, grazie della visione, signori, e buona giornata a tutti. Vado a bere il mio latte macchiato classico. Salve. Vedete, un pidone che va sul marciapiede, logicamente, anche se in realtà l'hanno trasformato in una pista ciclabile. E io mi domando, ma due anni fa quando hanno fatto questa cosa qui erano di testa, hanno controllato cosa fanno, chi ha dato l'autorizzazione a fare sta minchiata? Non erano in grado di ragionare quel giorno? Che intenzione avevano? Quando quel giro di strada parla chiaro, il marciapiede è per i pedoni e la strada per i ciclisti. O se no puoi trasformare questo marciapiede in due, una parte pedonale e una parte per i ciclisti, anche perché non c'è tanto traffico di bici. No, qui hanno fatto tutto ciclabile. Una cosa vergognosa, ridicola, solo qui poteva succedere. Solo a Melignano, nella città natale, solo qui poteva succedere una cosa del genere, una cosa mai vista in tutti i paesi, i posti, i paesini che ho visto, solo qui poteva succedere una minchiata del genere. Ma questi io li stangherò a morte, finché campo, devono stare attenti da me, perché adesso fra un po', senza mai offendere, si intende? Senza mai offendere, e mi serve solo per segnalare e consapevolizzare gli amministratori pagati da noi a fare le cose non col culo ma fatte bene come tutti i paesi civili e normali, diciamo. Comunque, per quando all'immondizia adesso troverò anche un bravo avvocato. Ci sono delle parti che io ho messo in evidenza dell'immondizia tanta che non potevo portare via io quei sacchi perché era talmente tanta che è ancora là. Adesso troverò un bravo avvocato serio, addetto all'ambiente, che logicamente
Ecco, questo parcheggiato, questo parcheggiato, questo parcheggiato su, praticamente su il marciapiede, creandomi un disagio in questo momento a me, è un pericolo. Tanto nessuno vede, nessuno controlla, fa quello che vuole. Poi trova a trovare un altro parcheggio se deve scaricare le sue cose. Non si paga sul marciapiede, ma tanto quelli, questi fanno quello che vogliono. Va bene, comunque essere un bravo avvocato ambientale e poi provvederò a avvisare l'ARPA e i carabinieri forestali e eventualmente fare una denuncia ai responsabili della Corte del Territorio per attentato ambientale e alla salute pubblica, semplice. Cioè, non è che posso fare tutto io, eh. A questo punto vado per i legali. Conosco anche un magistrato a Milano, che io ho colto un ragazzo disabile a casa mia gratis e mi ha detto: signor Farè, quello che ha fatto per questo ragazzo, cioè questo ragazzo è nato sotto la cattiva stella perché soffriva di schizofrenia, non faccio il nome, è ancora il mio amico, l'ho ospitato gratis a casa mia perché nessuno lo voleva, neanche i parenti, una cosa vergognosa, neanche una cosa vergognosa, allucinante. E l'ho ospitato io, a mie spese. E dopo ha rubato, ha fatto una cosa brutta in casa. Ha rubato quella di mia madre, d'oro, però l'ho perdonato, abbiamo avuto un accordo con un magistrato. Ma io non sono mai andato, ho giocato 7 anni davanti al magistrato, eh. Praticamente mi ha detto: questo ragazzo è nato purtroppo sotto una cattiva stella. Quello che ha fatto per questo ragazzo le fa onore, a me mi ha detto, mi fa onore, cioè anziché chiamarla io, la dottoressa, il magistrato, vostro onore, come si usa di solito, cioè praticamente è stata lei a darmi dell'onore a me, non è che mi ha chiamato, non è che mi ha chiamato vostro onore, si intende, non sono magistrato, però mi ha detto che quello che ho fatto per questo ragazzo mi fa onore, cioè. Detto da un magistrato, logicamente, è una cosa che... Poi abbiamo avuto un accordo economico, un saldo e stralcio per quello che ha fatto, aveva ammesso le sue responsabilità, ha fatto una cazzata, ma io l'ho perdonato, più che altro non era il valore in sé dell'oro, era più che altro un crocifisso, un ricordo di mia madre, ecco. Ma fa niente, comunque l'ho perdonato ugualmente, peccato perché non me la si è mai aspettata da lui. Comunque il magistrato, dopo abbiamo trovato un accordo economico di 500 euro perché gli pagavo anche i taxi quando era il fantese corso e basta, mi interessa solo quello che mi ha detto questo magistrato, che qualsiasi problema o posso avere, posso tranquillamente rivolgermi a lei, a questa dottoressa grande dottoressa, che mi ha detto che quello che ho fatto per questo ragazzo mi fa onore, no. Detto da un magistrato, poi, che è la persona più potente che esiste, cioè, altro che mi fa onore, cioè, lei è un magistrato che va chiamato vostro onore, ma dato dell'onore a me, cioè, il contrario, una cosa che non mi sarei mai aspettato. D'altronde il magistrato non si scherza, loro ti guardano negli occhi, sanno se si stanno, se ti stai piegando sui vetri, loro hanno a che fare con assassini, delinquenti, di tutto. E io sono andato davanti al magistrato per altri motivi, e sentirmi dire dal magistrato quello che ha fatto per questo ragazzo le fa onore, se non fare a me, mi ha riempito di gioia, e mi ha fatto piacere. Vabbè, grazie della visione. Qui la gente generalmente va su un marciapiede, normalmente, anche se in realtà questi amministratori qui incompetenti hanno fatto un marciapiede adibito a pista ciclabile. Stendiamo un velo pietoso, andiamo a bere sto cavolo di latte macchiato. Grazie della visione, signori, e salve a tutti. Sapete, ma sappiate che io questi li stangherò a vita. A vita. Salve.